Il disegno di legge è stato approvato dalla maggioranza del Parlamento. È legge dello Stato. Non si potrà produrre né commercializzare né vendere il cibo sintetico. Nel nostro paese siamo il primo paese al mondo. È un risultato storico di una grande importanza per quanto riguarda il nostro paese, il primo a livello mondiale a aver normato il divieto di vendita e di commercializzazione di prodotti fatti in laboratorio. Si sostiene assolutamente la ricerca nonostante quello che qualcuno affermi e quindi dobbiamo oggi portare il voto positivo del Parlamento italiano in termini di dibattito a livello europeo. Una delle richieste che noi facciamo è quella di equiparare le autorizzazioni laddove dovessero essere rilasciate, prima con una ricerca e un paragone che deve essere fatto ai prodotti di carattere farmaceutico e non ai novel food. La differenza è sostanziale, ma ne va di mezzo quello che è il futuro e la salute dei nostri cittadini. E tutto questo noi lo facciamo proprio a tutela dei nostri cittadini.